un progetto che va avanti dal 2014, un progetto di agricoltura sociale Marche, dove sono coinvolte le persone longeve del territorio, sono circa 25 persone che abitano nel nostro comune, con quale facciamo diverse attività che sono finalizzate a rivalutare un attimo tutte le capacità, dare opportunità alle persone anziane del territorio di rivivere dei momenti di piacere, i momenti dove possono imparare le cose, dove possono condividere quello che sanno fare e condividere anche i loro ricordi, le loro conoscenze. Noi abbiamo pensato che potrebbe essere molto interessante insieme a loro costruire un percorso dove loro riescono a sistemare e mettere insieme i ricordi della loro vita, delle loro esperienze, delle loro emozioni, e insieme a Cristina Ortolani, che ci ha aiutato in questo percorso, abbiamo fatto 12 incontri partendo da una semplice chiacchierata dicendo dove abitava chi. E abbiamo fatto proprio tutto un percorso sul ricordo legato a un oggetto, un cibo, una situazione, oppure il momento che è stato vissuto, il momento emozionante. E abbiamo imparato anche di sistemarli, metterli insieme questi ricordi, di dargli una forma e cucire un bel vestito ai ricordi che loro presentavano. E sabato 9 aprile abbiamo fatto una festa finale dove i nostri longevi hanno presentato tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi e abbiamo fatto una fiera dei ricordi dove molti di loro hanno fatto una specie di bancarella di ricordi e hanno condiviso con le persone, hanno condiviso quello che loro volevano raccontare, dai lavori manuali che potrebbero essere, non so, un punto croce, un lavoro a uncinetto, dai lavori semplici per creare degli oggetti di cosiddetti gioielli con materiali semplici che possono essere i fiori, le piante che si trovano attorno. Ed è stato molto bello perché abbiamo cercato anche di coinvolgere i ragazzi giovani e i trentenni del territorio in modo tale che il momento di ricordo veniva condiviso anche con chi poi potrebbe portare avanti questa conoscenza, le curiosità e questa memoria.